Radio Radicale con l'onorevole Matteo Collaninno del Partito Democratico, responsabile economico del PD. Oggi le borse hanno provato ed è riuscito il rimbalzo sui titoli bancari al termine di una serie di scontri con l'Unione Europea. C'è una relazione diretta tra la polemica sulle sofferenze bancarie e lo scontro con l'Unione Europea? Non credo, sono logiche di mercato. Stiamo parlando, come tutti sanno, di non performing loans, cioè di crediti deteriorati in pancia alle banche. Il nostro sistema bancario lo ritengo tra i più solidi dell'Unione. È in atto un'attività speculativa molto pesante, ma non è possibile, a mio giudizio, ravvisare nessun tipo di nesso con la dialettica con l'Unione Europea. Tra l'altro, devo dire, io spero che e sono certo che i rapporti marceranno e proseguiranno nella giusta fisiologia, in armonia tra l'Italia e l'Unione Europea, e credo però che l'Unione Europea debba essere, le istituzioni europee debbano essere coerenti con gli sforzi che il nostro Paese ha fatto a partire dal 2011, sforzi immani, molto pesanti, che ci hanno portato su una strada di consolidamento molto rilevante, e quindi è giusto che l'Italia sia nella condizione di poter esprimere in una fase come questa le posizioni che il governo ha espresso. Certo. Per quanto riguarda Juncker, che cosa vuol dire sulla veemenza di questi attacchi che poi lo stesso Juncker ha ridimensionato? Qualcuno vede l'ombra della Germania dietro questo, anche alla luce di un titolo di un quotidiano di oggi che accredita la Merkel la volontà di sostituire Renzi con la Mogherini? Siamo alla fantapolitica. Ma sì, è inutile secondo me nemmeno stare a rincorrere poi dopo tutte queste voci che si aprono, che i giornali riportano. Ripeto, siamo in una condizione in cui c'è un rallentamento generale, soprattutto nei paesi emergenti, il Brasile, la Cina, dell'economia mondiale. Ci sono delle debolezze e delle forti volatilità sui mercati finanziari. A maggior ragione io mi aspetto che l'Unione Europea si muova assolutamente coesa, soprattutto con uno dei suoi stati principali. Cioè, l'Italia è un paese del G7, ha risanato molte delle questioni che nel 2011 ci avevano portato lo spread a 575 punti, e quindi è interesse di tutti, dell'Unione Europea, dell'Italia, lo ha confermato continuamente anche il Premier, che si imposti una dialettica corretta tra il paese nostro e le istituzioni europee. Tutto qua. Ecco, Calenda è stata una scelta giusta da parte di Renzi per l'Unione Europea, uscendo dallo schema degli esponenti legati alla carriera diplomatica? Guarda, io conosco molto bene Calenda. Quando ero vicepresidente della Confindustria, ovvero leader dei giovani imprenditori, una persona, un professionista di altissimo livello, credo che farà molto bene in quel ruolo, e quindi sono assolutamente tranquillo anche per questa nomina. L'ultima questione è la bad bank. Bisogna affrontare questa questione al più presto. Qual è il metodo per farlo? Il metodo tedesco, come si sono salvate alcune banche attraverso quella bad bank, cioè gli aiuti nazionali, oppure gli aiuti dell'Unione Europea? E in questo contesto l'Italia può contare su questo tipo di aiuti, come è successo in Spagna? Ma guarda, io credo che questa sia oggettivamente la priorità del momento. Il veicolo e le modalità con cui si debba arrivare a questa situazione sono parte dei negoziati bilaterali e riservati, aperti già da molto tempo. L'obiettivo è quello certamente di liberare il sistema bancario italiano e l'economia reale di una situazione oggettiva che ci deriva dalla più grande crisi economica, finanziaria, che ci siamo trascinati negli ultimi anni. Quindi l'obiettivo è arrivare lì, cioè fare ripartire la crescita. Con un livello di non performing loans, di crediti deteriorati, 350 miliardi, è oggettivamente un quantum molto pesante, quindi va fatta. Bene, la ringrazio l'onorevole Collaninno del Partito Democratico. Grazie.